A Tagliacozzo e a Pescina sono state attivate nei rispettivi PTA, presidi territoriali di assistenza, le sedi per la vaccinazione anti-Covid. Per il momento funzioneranno solo nel weekend, venerdì, sabato e domenica, ma in tempi brevi l'attività vaccinale si trasferirà in strutture più ampie, a Tagliacozzo, nel Palazzo Ducale, e a Pescina, presso l'edificio del distretto sanitario. Quando si attueranno questi spostamenti, ci sarà un sensibile aumento delle vaccinazioni, poiché l'attività si svolgerà tutti i giorni. La precedenza attualmente è per gli over 80. Sono felice, ecco, di aver raggiunto questo obiettivo, nel senso che sono riuscita con grande sacrificio, anche se ieri è stato un giorno molto difficoltoso perché operativamente era tutto nuovo, però ci siamo riusciti a vaccinare tutte le persone che erano state in lista e che ci siamo preposte di vaccinare. Speriamo di migliorare sempre di più. Sono contenta di aver portato questa cosa vicino alla popolazione, proprio perché è nostro compito come operatori sanitari produrre sanità, produrre salute. A livello numerico quante persone sono state vaccinate? Ieri sono state vaccinate 108 persone, oggi ne saranno altre 108 tutta la giornata dalle 8 alle 20 e domani ci sarà la mattina, quindi penso una sessantina di vaccinazioni. L'attivazione dei nuovi centri vaccinali servirà a potenziare la copertura del comprensorio e si inserisce in un'azione di piena collaborazione con le rispettive amministrazioni comunali. Le operazioni di vaccinazioni stanno procedendo molto bene e naturalmente qualche piccolo problema nella prima giornata, che è stata quella di ieri, cioè venerdì 12 marzo. Adesso già la situazione è molto migliore e conteremo di entrare a regime poi con la struttura che il Comune ha messo a disposizione, che non è questa presso l'ospedale Umberto I, ma sarà quella, una struttura molto prestigiosa e molto bella, nella quale si potranno fare i vaccini fino a fine anno. Attualmente il comprensorio è quello che va dal Carzolano ai Campi Palentini e quindi anche il comune di Maiano e Massa d'Albe. Noi siamo pronti con 4 punti vaccinali nella nuova struttura, che a partire da mercoledì o giovedì prossimo sarà operativa qui nella città di Tagliacozzo. Tagliacozzo è un comune di 7.000 abitanti, credo che sia un po' tutto questo comprensorio della Marsica occidentale. Saranno disponibili 4 punti di vaccinazione e contiamo di eseguire 400 operazioni al giorno su altrettante persone.